Quindi è 58, non più Gragnano, avanti. 58-94, la pista 1-0-1, riportata in finale, il vento fuori tanto. 29 maggio 2010. Così iniziava il primo dialogo TBT, terra bordo terra, con il primo velivolo che stava atterrando sulla nostra ampia superficie di Gragnano. Ne sono poi susseguiti oltre 70 e anche alcuni elicotteri, tutti per partecipare alla riunione annuale della AOPA, Associazione di Proprietari di Aerei, di cui ne fanno parte ben 800 soci. Per l'occasione il campo è stato adibito a festa e i due simboli delle due associazioni campeggiano sulla torre di controllo. Presente sul campo Tele Libertà e la giornalista Loretta Gregori, che qui in sede nella nostra clubhouse ha già iniziato il suo giro di interviste. Ed era Craig Fuller. Ed era parte alla Casa Bianca negli anni dall'88 al 92, durante la presidenza. Loretta Gregori sta intervistando il nostro presidente Paolo Ulivieri e sta esponendo, oltre che alla situazione del nostro sodalizio in tema di sviluppo e di programma, anche il piacere di ospitare la manifestazione della OPA. Mentre la giornalista di Libertà sta continuando ad intervistare i personaggi della manifestazione nel nostro clubhouse, il nostro socio Andrea Cu si accinge a portare in volo il teleoperatore di Telelibertà per fare una ripresa panoramica dall'alto.
mentre i soci a OPA sono tutti impegnati in riunione, noi andiamo a farci un giro in mezzo al Parco Velivoli per curiosare in mezzo ai magnifici aeroplani che oggi sono praticamente disponibili nel volo ultraleggero. Parlare del futuro in senso buono, perché qualche cosa di serio c'è, che bolle nel bene e nel male. Ora, per l'illustrazione del bilancio, io se l'assemblea è d'accordo, c'è il revisore. I revisori ci hanno mandato un foglio, io spero per loro che noi non saremo la panna, se non sono lì. Derivano sinteticamente da 670 soci, 30 meno dei Glory Days. Questo non lo dico a voi che siete soci, vi ringrazio, lo dico a chi se n'è andato. Ho scritto la mia relazione, che secondo la nostra ottima segretaria fa anche attività di sollecitazione. Poste che arrivano mediamente oscillano tra i non ho soldi, c'è crisi, ma non mi scrivo io, tanto fate le cose lo stesso. Un po' la solita Italia di cui ci arrivano, cioè cultura dell'interesse collettivo, interesse dell'azione collettiva, zero. Appena le vacche sono magre, me ne fotto nel mio orticello, poi possono passare francesi, spagnoli, napoleonici. È una cultura che più che voi possa porvi rimedio col sistema più banale e volgare del mondo, che è quella genovese, che è passato il socio ordinario a sostenitore, e questa reclam passa, quindi smetto subito. O meglio ancora portare un solo socio per persona. Qui la logica, secondo me, i soci un po' cercando di comprimere i costi. Qui faremo poi dei consigli, ci ragioneremo, perché chi lavora in OPA, che poi è la signora, non deve essere sacrificata a nessun tipo, per lavori di estrema qualità ne abbiamo bisogno. La sede, gli amici dell'Aeroclub di Milano, parlo di chi mi sta a fianco come soci di Milano, del presidente di Milano, che non c'è vero Battista. No, c'è, ma c'è il vicepresidente. Esatto, infatti volevo salutare in persona il suo vicepresidente. E volevo ringraziare. Pietro sta parlando di te. No, ma io volevo solo ragazzia stessa, come volevo ringraziare a titolo personale del suo presidente. Non arriva tu, perché sennò devo. Grazie. No, rappresento una marea di soci, quindi lei, ora che sono invitato, passa al tu con vero piacere. Ringraziarti. Io, mezza o una delega da senatore. È una passione. Noi abbiamo una delega da parte del Ministero dei Trasporti per poter far imparare i ragazzi a volare. E poi fare attività sportiva. Noi facciamo il conto che in America ci sono 3 titoli aeronautici ogni 100 persone, noi ne abbiamo 1,2 ogni 1000, c'è qualcosa che non funziona. Titoli aeronautici intendo piloti, specialisti, gente che ha una licenza per il mondo aeronautico. Quindi 3 ogni 100, mentre le finte sono 1,2 ogni 1000. Poi in Italia abbiamo 100 aerei dell'aviazione generale, in Francia ce ne sono 20.000, in Germania 18.000, in Inghilterra 18.000, la Svizzera 3.500. La Tunisia 600.